all'autorità immediatamente. Salve popolo di YouTube, bentornati qui su Scion. Siamo a Forlì, città dove io abito, con al Jagfest, come avevo annunciato, la grande manifestazione dedicata alla console Jaguar, Atari e su altre console alternative. Andiamo un attimo dentro a vedere come si configura. Bene, allora, come vedere a sua destra ci sono una serie di postazioni Jaguar. In mezzo vediamo un caschetto, qui non si vede bene, però dice un caschetto della realtà virtuale. Prima abbiamo avuto alcuni prodi che hanno provato il caschetto e hanno detto che sono rimasti veramente molto colpiti. Avevano perso tipo 5-6 euro. E poi niente, qui ci sono due postazioni Jaguar. Qua c'è una macchina che emula un mame o qualcosa del genere. Altri Jaguar di fianco, non si sa bene come sono stati modificati. Una serie di computer Atari. E il pezzo forte della collezione, cioè un cabinato con praticamente qualsiasi tipo di emulatore esistente, che però in questo momento è completamente fuso. Altra collezione di console Atari, anzi no, scusate, prima una cosa fantastica. Dextress è una console fantastica con schermo Atari grafica vettoriale. Una collezione di console Atari, c'è un po' di tutto. C'è... con il gioco più fantastico di tutta la libreria Atari di sempre, cioè Ninja. Serie di altri home computer, tra i quali c'è il Commodore 64, altre macchine simili, e poi qui abbiamo una serie di console completamente uniche, tipo questo si chiama Landy iPad. Una console che è uscita nel 2005 che concettualmente precedeva anche noi. Sì, qui in questo momento non possiamo farlo vedere, ma praticamente sono questi guanti con dei sensori, si mettono si controlla praticamente il gioco. Ecco, qui c'è tutta la sua l'accessorio, no? Gli accessori di questa console. Ovviamente il Nintendo Virtual Boy, famoso, l'unico flop, grande flop della Nintendo. Poi abbiamo altre console di quali sinceramente non so il nome, comunque sono una sorta di lettori modificati. This and One. Ecco, bravo, non mi ricordo. E poi dopo abbiamo Levo è praticamente un PC che monta su una versione di Linux, che dopo, se non ricordo male, è praticamente c'è una serie di giochi. Di là c'è un Fibo, c'è una console brasiliana, praticamente è un cellulare, una di Resident Evil 4. Là c'è un Gizmondo lì abbandonato e poi un povero Atari Lynx lì, completamente morto. L'atmosfera è molto fantastica, c'è stato prima un bellissimo torneo di Double Dragon 5, penso una delle picchiature più brutte della storia che abbia mai visto. Io ci ho partecipato e non ho vinto e niente. Qui abbiamo ancora la postazione Jaguar, un gioco CD completamente disorientato, non so che cosa fare. Si vedrà mai. La barra in mezzo di sicuro. Sui tubi. Sì, lo so, sparpalla. Esatto. Va bene. Yeah. Le mettiamo in Gore Fest. Le scritte in Comic Sand, cos'è? Perché io sono interessato. No, da notare il tizio che sta attaccato al set. Tutto fa molto California. Adesso il sangue è molto. Non è un po' sul. È proprio un acquitrino. Ascolta, vi concedo una partita a testa, non vi potete allenare, perché sennò. Mamma mia.
che triste. Ci sono anche le mosse speciali, ma è praticamente impossibile. Hanno copiato il sistema da Kazumi Ninja, sì. Le mosse. Era così bello. Kazumi Ninja. Questo è più nuovo, vabbè, certo. Questo è l'anno dopo, ma... Appunto, ho detto che l'hanno copiato. Per Atari, cioè... molto meglio la Dominizia, sì, perché voglia. No, l'effetto, l'effetto di teletrasporto. Il fatto del computer non da gioco, capito? Sì, infatti, vero. No, ma l'effetto teletrasporto mi sono tantissimo. Sì. Copy call. Niente, super speciale, niente. È uscito il giorno di lancio questo video, dopo pochissimo, per cui hanno avuto 2-3 settimane di tempo per farlo, per uscire il giorno di uscita. Coraggio Morandi! Sono 2-3 più belli per farlo. Me l'hai fatta anche malissimo. Vediamo il Morandi che si... Non si accettano commenti negativi. Bravo! Che nomi sono? Secca, Dominica. Dominica è tipo una prostituta cubana. Dai, hai vinto la tettona. Dai, grazie. L'animazione vicina. Perché il grassone con le... Ma non c'era Bobo, io volevo Bobo. Ma questi sanno giocare, sono mercato più imbarazzo, sanno già giocare. Hanno visto su internet che c'era il torneo di Double Dragon 5 e... Randy sei troppo bravo. La cosa bella è che fa male al dito. Dopo è sentito come duro questo. Chi ha vinto? Devi fare degli adulti in quello. No, stanno vari. Ci è arrivato un po' di persone. Sai che dire qualcosa? Un giorno di tuo. Vediamo questa grande cosa. Però ce n'è uno al mondo. Come si fa a tornare indietro? Tiratissima questa, con le due tipe. Intanto il sonoro di Kazumi Ninja si fa prepotente rispetto a... L'audio fa da sempre, sì, è una cosa, ma veramente è che non c'entra proprio niente. La musichina idiota. Ai ai ai, Morandi. Mario, no. La rivincita. Ai, Mario fuori. Mi dispiace, non vincerai questo torneo. Bene, siamo, ci siamo anche fatti fare un disegno. Io sono quello con la storia. Sì. E niente, però devo dire chi siamo.
Comunque io non sono venuto qua solo al Zagfest perché l'operatore che sta manovrando e mi sta mettendo in bruttissime situazioni in questo momento è Mario Morandi. Molti di voi conosceranno come autore di Radio Game. E poi qua ci sono questi due che stanno facendo finta di niente, fanno finta di giocare al Vectrex per buonasera. Ricordati sono il nostro Batman, Enrico Lucchi e Lorenzo Lodi. Ciao a tutti, io l'Hollord del Tempio d'Arte. Colui che ha provato per primo il casco. Il casco è uscito un po' devastato. No, si vede bene. E niente, noi giocatori Figheri vi salutiamo ragazzi. Follietto. Ciao. Figata. Ora vi presento chi sono. Vai. Sta registrando. Vai, sì. Lo direi. Indica un attimo il disegno. Vai. Ah, il disegno che sono io. Ah, no, indica il disegno. Ci stiamo facendo un disegno. Stiamo facendo fare. Stiamo facendo fare. Sbatterata. Vai. Si capisce. Vai. Si capisce. Aspetta, vai, parti. Io cosa devo fare? Questo è una cosa. Poi taglierai l'audio qua. Aspetta, lo rifaccio. Stop. Via. Fatto? Ah, salve popolo! Dai, lo rifacciamo. Salve popolo di YouTube, siamo qui, dai, mi vergogno troppo. Tempo? No, dai, vergogno troppo, dai. No,